Questa è la terza fatica letteraria del professor Angelo Gambino ed è una raccolta di racconti, una silloge che va a toccare alcuni elementi importanti della nostra esistenza. La raccolta parte da protagonisti che sono artigiani, muratori, professionisti, persone comunque umili, ma in realtà il tema principale è quello del rapporto tra l'uomo e la natura, tra l'ambiente e il soggetto umano. E in questo lavoro di indagine i personaggi sono considerati nel momento finale della loro esistenza, quando fanno un bilancio e mettono su un piccolo resoconto del bene, del male, del giusto e dell'errato, del bello e del brutto che hanno commesso durante la loro esistenza. Questo terzo libro è il libro, diciamo, che racchiude dei racconti particolari, a mio giudizio dei racconti particolari proprio perché ci troviamo in questo momento storico, in questo momento economico e in questo momento, diciamo, di emergenza sanitaria, perché il libro sviluppa queste tematiche, il rapporto tra l'uomo e la natura che diventa soggetto. E quindi, diciamo, questo incrinarsi nel rapporto tra l'uomo e la natura che provoca i danni che stiamo vedendo quotidianamente. E poi il libro sviluppa anche quest'altra tematica mistica, religiosa, della fine della propria esistenza, del consuntivo dell'uomo che si trova alla fine dei sei giorni, con un ripercorrimento della propria vita che è anche un ripercorrimento felice, perché si riappropria di tutte le sensazioni, di tutte le emozioni che lui magari lungo il percorso della sua esistenza non ha saputo cogliere, ma che alla fine vengono condensati in questo momento, diciamo, in cui si trova a fare un consuntivo della propria esistenza. Queste sono, diciamo, tutte tematiche che hanno un certo spessore. Il libro ritengo che li esprima, spero che venga apprezzato anche dai lettori e che quindi, diciamo, abbia un percorso felice. Grazie. Proveremo a leggere.